Benvenuto alla nuova puntata di Sport News. Apriamo la puntata parlando della presentazione del nuovo marchio della Ascoli Piceno Football Club 1898 che si è svolto presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno. Iniziamo ascoltando il presidente dell'Ascoli, Francesco Bellini. Siamo con il presidente della Ascoli Piceno 1898 Football Club, un marchio nuovo. Una società vicina al territorio, alle società locali, una società vicina al comune, il comune vicino alla società. Abbiamo chiuso il circolo. È vicino ai tifosi, hai dimenticato, vicino alla popolazione e alla provincia. Va bene? Come avevo detto quando abbiamo incominciato questa avventura, saremmo stati una società onesta, una società che apriva le porte a tutti, va bene? E che avrebbe fatto, spero, un buon campionato. Questo periodo ricorrerà il ventennale della morte di Costantino Rozzi, però noi sappiamo una cosa particolare, che lei, anche lei, porta come abitudine i calzini rossi. Sono 30 anni che porto i calzini rossi. Io Costantino non lo conoscevo, però mi piacciono i calzini rossi. Mi piace vestire in jeans, ho vestito la cravatta, la camicia e queste cose per molti anni e adesso soltanto potevo vestire queste cose il fine settimana e adesso mi ci diverto. Va bene? No, ma è stato, io non lo conoscevo Costantino. È qualcosa, è successo che io porto i calzini rossi e lui portava i calzini rossi. Non ho cercato di copiare nessuno. Una società che, visto gli ultimi acquisti, che sta crescendo piano piano, ma come ha detto lei, comunque tenendo sempre in riferimento il budget, ma comunque per fare una formazione competitiva. Certamente, certamente. Io penso che la squadra in questo momento, con certi giocatori che stiamo negoziando, io penso che già direi il 50, più del 50% è completa. Bene, se faremo qualcosa sarà una squadra molto competitiva, però adesso vediamo come vanno gli abbonamenti. Speriamo che la gente interessata che fa gli abbonamenti viene allo stadio e così sono tutti soldi extra che si potranno spendere per creare una squadra ancora migliore. Un'ultima domanda, la società ha puntato non solo per i giovani di fuori, ma soprattutto i giovani locali, con l'accordo con queste società, le 12 società sportive della zona. Se tu hai visto, la prima persona che ho ingaggiato è stata appunto la persona responsabile del settore giovanile. Perché il settore giovanile, se tu vuoi crescere, è nel settore giovanile. E so che a Ascoli ci sono tanti ragazzini che piace giocare a pallone, è una tradizione, è quello che abbiamo fatto. Proseguiamo ascoltando il sindaco di Ascoli, Guido Castelli. Siamo con il sindaco di Ascoli, una giornata importante, la presentazione del nuovo logo, una società che è più vicina al territorio, un comune che è vicino alla squadra. Abbiamo chiuso un circolo. Sì, c'è un clima di grande attesa perché dopo la rinascita, dopo il paradiso riconquistato il giorno dell'acquisto, oggi stiamo con grande organizzazione, grandi regole, ma anche grandi prospettive costruendo le piste che dovranno accompagnare l'Ascoli Piceno Football Club 1898 verso traguardi che possono essere veramente anche molto molto ambiziosi. Bisogna avere pazienza, bisogna avere fiducia, bisogna lavorare con quelle caratteristiche organizzate che hanno fatto la fortuna della famiglia Bellini e che noi siamo convinti faranno anche la fortuna dell'Ascoli Calcio. L'importante è che si sia creato un clima di armonia, di felicità, di attesa, che davvero fa brillare gli occhi a tutti gli ascolani, anche quelli più freddi verso il calcio, perché la testimonianza dell'Ascoli Piceno sta a significare che dalla crisi si può uscire, dall'inferno si può uscire solo se ci si mette passione, fiducia, competenza e organizzazione. Quindi è una specie di modello che speriamo possa portare bene anche rispetto alle altre sacche di incertezza, magari economica e sociale, che ancora affliggono la nostra città.
ma dalla crisi si esce insieme, dalla crisi si esce con fiducia, dalla crisi si esce se tu ti procuri le soluzioni senza aspettare che qualcuno ti tolga le castagne dal fuoco. Questo è l'augurio che faccio a me stesso, alla squadra e alla famiglia Bellini, convinto che Ascoli, se crede in se stessa, non la ferma più nessuno. Il presidente però prima le ha fatto i complimenti per la grande vittoria e poi le ha ricordato dicendo stateci sempre comunque vicini. Noi stiamo ogni giorno passo passo confrontandoci con l'Ascoli Picchio, perché siamo convinti che solo confrontandoci e condividendo si potrà fare, anche nonostante la crisi, un grande passo, un grande tragitto anche dal punto di vista della ristrutturazione dello stadio. Quindi abbiamo un clima veramente meraviglioso, vogliamo continuare ad averlo perché crediamo molto nelle potenzialità della squadra, nell'uomo Bellini, in Marisa, e quindi, consapevoli di quelli che sono i limiti legali, faremo tutto ciò che è possibile per non far mancare il sostegno dell'amministrazione comunale a questa avventura. Continuiamo la puntata ascoltando l'ideatrice del marchio, la signora Marisa Bellini. Siamo nella giornata della presentazione del marchio, il nuovo simbolo, però un marchio che si pensa al futuro, pensa al presente e pensa un po' al passato, perché comunque vada, rappresenta un po' tutta la storia dell'Ascoli. Esatto, quella era l'idea. Allora abbiamo andato un po' retro con la forma, i colori sono di base, che è più o meno il presente. Ovviamente ci sono due elementi molto importanti: per la prima volta abbiamo il picchio nel marchio di Ascoli Picchio e abbiamo anche lo stemma della città di Ascoli Piceno in intero con la corona. Allora questo in totale penso rappresenta anche il futuro. Un simbolo del picchio che è stato fatto da un personaggio di Ascoli nel 2000, mi pare. Allora, il simbolo del picchio è stato fatto nell'annata 2000, è stato fatto da Cordivani, disegnato da Cordivani. Noi l'abbiamo usato come simbolo delle Marche, simbolo della provincia di Ascoli, simbolo della città, è il picchio. E l'abbiamo usato per il nostro Picchio International, che è l'azienda della famiglia. E parliamo anche di utilizzato per un marchio per associazioni benefiche, mi pare. Esatto, cioè abbiamo anche la Fondazione Bellini in Canada soltanto, mi dispiace, che usa anche il picchio. Una fondazione che ha molti obiettivi nella sua, si trova in Canada, però ha sempre comunque obiettivi importanti. Allora, gli obiettivi della fondazione ovviamente in Canada è beneficenza per la comunità, per le cose, la ricerca medicale. Siamo con Edoardo Cappelli, oggi una giornata molto importante che si è svolta qui al Palazzo dei Capitani. Il presidente ha inaugurato con la moglie il nuovo marchio dell'Ascoli Calcio, ti abbiamo visto molto emozionato. Sì, ho portato la mia famiglia, le mie bimbe e mia moglie, è stato un qualcosa di emozionante, il nuovo marchio che rappresenta la città e rappresenterà sempre di più la nostra squadra e città in Italia e speriamo anche fuori. La società nuova sta investendo tanto e sta trasmettendo tanto entusiasmo, ho visto il presidente e Marisa veramente contenti e carichi. Il marchio, oltre a rappresentare picchio e quindi il simbolo della città, è un qualcosa che dovrebbe essere un orgoglio per tutti gli ascolari. Importante è stato anche il richiamo del presidente nella prossima campagna abbonamenti. La società sta adesso creando una scuola competitiva a livello del campionato, facendo comunque prevedere grandi risultati, ma a prescindere da questo è fondamentale l'attaccamento e quindi che ogni tifoso sia coinvolto in questo progetto, e quindi il primo modo è quello di sottoscrivere abbonamenti, andare allo stadio e sentire la propria vicinanza alla squadra. Per raggiungere questo risultato della promozione, si spera comunque, di un campionato competitivo, sono tutti necessari, sono tutti importanti, quindi oggi è una giornata importante, ma il primo
punto verso veramente un'annata storica. Sempre Forza Ascoli, Edo. Sempre Forza Ascoli e Forza Picchio. Proseguiamo la puntata parlando di volley e delle finali di campionato nazionale Under 13 Kinder più Sport 3 contro 3 che si sono svolti presso i palazzetti dello sport di Ascoli Piceno, vedendo alcune immagini. Si sono svolte ad Ascoli Piceno le finali del campionato nazionale Under 13 Kinder più Sport 3 contro 3. La kermesse si è sviluppata in 3 giorni molto intensi, l'organizzazione si è dimostrata eccellente con un buon afflusso di pubblico. Il successo finale è andato al Serteco Genova, consacrandosi campione d'Italia. La formazione della SD Pallavolo Ascoli Piceno si è classificata al 16° posto. Continuiamo ascoltando il presidente della SD Pallavolo Ascoli Piceno, Giuseppe Ferriozzi. Sì, diciamo che già il risultato è stato quello di essere approdati alla finale nazionale. Per noi questo era un sogno che si è realizzato. Tra l'altro, essendo città ospitante, non si poteva pensare meglio di fare meglio. Diciamo che con un po' di fortuna potevamo accedere anche alla fase dal primo al decimo posto, però insomma siamo contenti così. I ragazzi sono stati bravissimi, onore al tecnico che ha fatto un lavoro incredibile, e andiamo avanti sperando di ottenere poi altri risultati con questi ragazzi che sono bravissimi. Concludiamo ascoltando il vicepresidente Antonello Virive. Siamo con il vicepresidente della Pallavolo Ascoli, una società che è sempre in crescita perché il volley sta prendendo sempre più piede ad Ascoli e i risultati stanno premiando anche questa società. Sì, abbiamo ripreso da alcuni anni a lavorare molto bene sul settore giovanile, abbiamo una prima squadra in Serie C regionale che quest'anno si è salvata molto bene come erano le nostre aspettative, con tutti i ragazzi che sono di Ascoli. Fortunatamente questo vivaio ci permette di guardare anche nei prossimi anni ad un futuro roseo per la pallavola ascolana. Gli obiettivi della società non ce ne poniamo, vorremmo arrivare a breve ad un campionato nazionale, vuol dire B2 come società. Quello che ci preoccupa in questo breve prossimo futuro è di continuare a trovare giovani che si appassionano alla pallavolo per andare avanti anche col settore giovanile a livello nazionale, e soprattutto qui faccio un appello anche ad eventuali sponsor che possono supportare in questo percorso virtuoso. Sport News termina qui, vi do appuntamento alla prossima puntata.